ci ferma nessuno! Catanzaro presente. Non ci ferma nessuno, una campagna sociale basata sull'ascolto dei giovani. Non ci ferma nessuno, io in realtà qualche anno fa mi sono fermata, però penso per uno dei motivi più belli per una donna. Sono mamma, mancano pochi esami e spero di laurearmi fra pochi mesi. Per me lo cambierei, non ferma nessuno le mamme. Studi chiuso in quattro mura. Il futuro non fa paura. Stanno niente villeggiatura. Il claim di questa nona edizione è il futuro non fa paura. Che detto in calabrese fa? Un futuro non in Spagna. Esatto, un concetto universale. E se proprio questo futuro maledetto ci fa tanta paura, diciamo che viviamo ogni giorno un presente straordinario e scoprirete all'improvviso che il futuro vi ha regalato un dono inaspettato. Il futuro non deve fare paura, non deve fare paura, perché tutti, come già hai detto, tutti hanno dei talenti che possono essere espressi. E quindi anche se qualcuno ti ferma, tu proietti in avanti, chi se ne frega. Daniele Masala! Non ci ferma nessuno! Non ci ferma nessuno! Ragazzi, gioca e dona è la call to action di quest'anno. Grazie al gioco interattivo sul web Superfoodie abbiamo già raccolto 12.000 pasti completi per il banco alimentare. Non ci ferma nessuno. No, ragazzi, ma abbiamo anche in questa tappa di Catanzaro un ospite straordinario. Ma dai, Luca, non ci credo. Non ci credo, non ci crede. Si ricrederà appena vedrà Massimiliano Sechi. Per tanti anni io sono stato il primo a nascondere o cercare di nascondere la mia disabilità. Per così facendo, però, ho iniziato a entrare in un loop che mi ha portato a voler nascondere la mia fragilità, nascondere le mie paure, nascondere la mia sofferenza. Mi sto impegnando ogni giorno per far capire quello che io ho imparato. Perché quando riusciamo a essere autentici, quando riusciamo a dire ciò che siamo e a esprimere ciò che siamo, la nostra vita assume un sapore completamente diverso. Il futuro non fa paura. E il premio Non ci ferma nessuno di questa tappa va a Lara Cosentino. Non ci ferma nessuno ha da sempre un'anima green e la sfida di quest'anno è strepitosa. Posizionare vicino ad ogni distributore un contenitore per la raccolta differenziata del progetto Rivending. Ah, non c'è? Ora sì. Sono eventi che dovrebbero, diciamo, essere fatti probabilmente ogni anno. Ci danno una carica per dare fiducia ai giovani universitari. Due parole su questo evento meraviglioso. Mi ha fatto capire che ricominciare non è mai sbagliato. Quindi aver avuto anche questa ampia partecipazione da parte dei ragazzi è stata una cosa bellissima, un'esperienza sicuramente da ripetere. Quindi anche questa tappa alla Magna Grecia è andata alla grande, e non lo dico solo io, lo dice anche Leo, Alfonso, Erika, Alessio. E anche i 200 ragazzi che erano in aula ad urlare non ci ferma nessuno. Ora però, ragazzi, non mi trattenete, c'è la nuova tappa, la prossima, a Firenze, andiamo.